Questo secondo appuntamento di Lo Sguardo e l'Ombelico, una rassegna curata da Giovanni Cecchinato. Con noi questa sera è Efrem Raimondi, che ringraziamo per aver generosamente accettato il nostro invito. E lascio poi a Giovanni il compito di introdurre e presentare questa interessante figura che propone appunto questa incontro dal titolo un po' provocatorio, ma bene, siamo proprio molto curiosi. E la rassegna rientra in quella che Manfredo Manfroi, che è qui presente, definisce in un articolo che uscirà nel prossimo numero di Cultura Venezia, il magazine del settore cultura del Comune di Venezia. Quelli che appunto Manfroi definisce i percorsi fotografici del Centro Culturale Candiani. E ha un articolo, lo cito perché è un articolo che Manfroi ha scritto per lanciare una nuova iniziativa del Candiani in campo fotografico, e ne approfitto questa sera visto che siamo davanti a una folta platea. Si tratta di un concorso fotografico, è la prima volta che ci cimentiamo e lo lanciamo in occasione del decimo Mestre Film Fest, il festival del cortometraggio che facciamo ormai da 20 anni, e si intitola Tutti i colori del cinema ed è dedicato appunto a un racconto del cinema e dei mondi cinematografici con un occhio di riguardo a quelli meno conosciuti, quindi fotografie che possono essere fotografie di scena, di ambienti cinematografici, di situazioni, di attori, preferibilmente di produzioni non ovviamente quelle più importanti, quelle delle major, ma quelle un po' più particolari e di nicchia. L'apertura del concorso è prevista per lunedì 13 febbraio, termine di consegna delle opere il 17 settembre e la proclamazione dei vincitori entro il 6 ottobre. I selezionati e i vincitori andranno poi in mostra tra novembre e gennaio, novembre 2017 e gennaio 2018, appunto con l'inaugurazione nel contesto del Mestre Film Fest. Vi invito quindi a seguirci sul nostro sito e sui social, dove appunto potrete trovare tutti gli estremi per partecipare. Prima di lasciare la parola ai protagonisti, volevo ricordarvi che l'appuntamento del 25 febbraio, precedentemente appunto previsto con Benedusi, se non ricordo male, va a slitta al 4 di marzo. Però il 25 di febbraio non vi lasceremo a bocca asciutta, perché ci sarà un interessante incontro con un altro maestro della fotografia, che è Pepi Merisio. È alle 16:30 con un titolo che è Tra foto, giornalismo e poesia, quindi vi invito a partecipare. Adesso lascio la parola a Giovanni e poi a Efrem Raimondi. Grazie. Allora, grazie alla dottoressa Radio, come al solito grazie al Candiani e grazie a voi che siete anche questa volta corsi, diciamo, numero uno. Allora, l'ospite è Efrem Raimondi di questa volta, e sicuramente tutto ciò che ci hanno illustrato nell'incontro precedente il professor Caldura e Bortolozzo, che chi c'era tra di voi ha avuto maniera di apprezzare per tutto ciò che ci hanno, diciamo, illustrato e preparato, fondamentalmente perché abbiamo fatto tutto un excursus su quella che è l'iconografia fotografica e fondamentalmente i concetti della fotografia d'arte, è stato fondamentalmente un incontro preparatorio, quello che saranno poi tutti gli altri incontri con i nomi di spicco del panorama fotografico nazionale. Efrem Raimondi, secondo me, non ha bisogno di tante presentazioni, anche perché odia, e io sono già a rischio per quello che sto dicendo, che venga più che altro fatto un discorso sulla sua, chiamiamola, cronologia, non tanto biografia, perché anche quello è un termine sbagliato in merito.
Io posso solo dire che è stato uno dei grandi interpreti dell'editoria italiana. Sono ancora vivo. Non mi risparmiamo. Ma con il computer. Giustamente. Efrem è stato uno dei giurati di uno dei premi più importanti, che è l'Asset Lab Master, ed è stato fondamentalmente, ha anche acquisito lì tutta una serie di diciamo, esperienze e considerazioni sul mondo della fotografia attuale, per cui questo ci dice anche già in maniera precisa la tipologia di fotografo che abbiamo davanti, fotografo che addirittura intraprende ed è chiamato a fare da giurato uno dei concorsi più importanti a livello mondiale. Io vorrei che oggi noi lo accogliamo con un grande applauso e attendiamo adesso chiaramente, ci sposteremo di posto, spero che sia un incontro importante per voi e vi invito soprattutto poi a dialogare con lui. Queste occasioni sono sicuramente rare, Efrem è molto disponibile e sicuramente ha una cultura vastissima in ambito fotografico, quindi vorrei che voi dialogaste con lui alla fine, quando ci avrà parlato di tutto quello che chiaramente è il suo percorso. Mi fermo, lascio la parola a lui e vorrei che lo accoglieste con un grandissimo applauso. Grazie. Mi sposto perché naturalmente il mio Mac ha deciso di dare forfè esattamente stasera, non so qual è il problema a causa di un aggiornamento che è stato fatto ieri sera. Non fate aggiornamenti prima di utilizzare il Mac. Per fortuna avevo caricato su una chiavetta degli slideshow. Non sono perfetti perché naturalmente il motivo dell'aggiornamento è perché mi stava dando dei problemi sulla composizione in foto di queste cose. Quindi ci sono delle imperfezioni, però non possiamo che beccarcele in questa maniera qua. Ora, oltretutto, io manderei subito, sarà una gran bella botta di immagini prima, ed entriamo poi nel merito della questione. In primis, mi piacerebbe molto farvi vedere questo. Che sistema operativo è questo? Aspettatevi che succeda qualcosa, non succede assolutamente nulla. E non succede nulla
per circa 4 minuti e 20 secondi. Quindi sono assolutamente legato a quella cultura che è stata determinante quando ero un ragazzo negli anni 70, tra 76 e 78. E ha molto a che fare con la fotografia, in realtà con la mia fotografia, questo video, perché è una cosa che ci terrei a dire, poi ne parliamo semmai. Io faccio sempre esattamente la stessa fotografia e uso le fotografie per modulare questa fotografia. C'è un distinguo che deve essere assolutamente fatto ed è il rapporto che c'è tra le fotografie, che per me sono semplicemente lo strumento per poter produrre un certo tipo di fotografia, che è un'altra cosa. Quello che si è venuto a creare recentemente, oltre a essere davvero... Le parole hanno un significato e hanno un peso specifico. Generalmente non le uso a sproposito, anche se sono a volte, come dire, un po' violento. No? La situazione è drammatica, realmente drammatica dal punto di vista della produzione fotografica. Occorrerebbe una riflessione molto più lunga, insomma, bisognerà pur farla, prendere in mano veramente il bando della matassa, almeno dal punto di vista proprio della riflessione. E qui non ci troviamo di fronte semplicemente a un crack derivato proprio dalla nuova tecnologia o quant'altro, è che la nuova tecnologia, che non ha alcun controllo, ha determinato anche una serie di questioni fondamentali intorno al gusto e al cambiamento di una serie di cose, andando a determinare invece una posizione da questo punto di vista, almeno quella iconografica, una posizione assolutamente nuova nella storia dell'iconografia, ma da sempre, creando, come dire, un nuovo centro che è quello poi che ha a che fare con la massificazione e molto poco con il linguaggio. Ora, siccome la fotografia invece ha molto a che fare con il linguaggio dell'autore, è chiaro che si è creato un vero bivio. La fotografia non esiste non semplicemente perché è morta, perché non è vero che è morta, ovviamente, ma non esiste perché sta diventando tutt'altra cosa. E la fotografia, semmai, esiste solo in funzione del fatto che vengono prodotte delle fotografie che sono, come dire, orientate attraverso un percorso molto preciso. Poi ognuno lo modula come vuole.
ma è un fil rouge che ognuno è in grado o no di avere e di esprimere. Prima di chiacchierare, io credo che i fotografi abbiano un dovere, perché a me non piace usare le parole, i fotografi si esprimono con le immagini, quindi adesso vi farò vedere una serie di slideshow uno via l'altro, così poi, ripeto, non hanno, può darsi che qualcuno abbia qualche problema, però vabbè, faccio il possibile, o comunque non posso fare nulla, quindi questo è. La cosa fondamentale, soprattutto per chi inizia a fotografare, a me piace molto rivolgermi soprattutto ai giovani da questo punto di vista, perché soprattutto oggi ci sono una serie di problemi, e si stava dicendo anche prima chiacchierando, e cioè sono venuti meno una serie di parametri, che sono stati dei parametri veramente di crescita di tutte le generazioni che hanno avuto a che fare con la fotografia fino al 2008, e dopo stop. Stop, perché quei parametri sono stati molto importanti e il parametro fondamentale è stata proprio l'editoria periodica, cioè i magazine in tutto il mondo, perché erano un ambito di crescita, intercettavano dei talenti e davano a queste persone la possibilità di crescere all'interno dei magazine. All'interno di quello spazio tu è libero di fare praticamente tutto quello che ti riguardava. Ovviamente c'era un confine ed era quello il motivo e il modo per poter crescere, perché tu potevi esprimerti come volevi, ma all'interno di quel confine. Questo non esiste più. I magazine cercavano i talenti, perché diventavano poi la cifra espressiva del magazine stesso, e cercavano proprio in questo senso la differenziazione, perché era solo la differenza faceva poi la cifra espressiva, e quindi cercavano in qualche modo di essere non omologhi. Quello che è accaduto a un certo punto invece che è stata proprio la ricerca dell'omologo che ha dettato la cifra poi dei magazine. E quindi i fotografi, soprattutto quelli autoriali, hanno avuto una serie di enormi problemi, ovviamente. Io vi faccio vedere, per partire, i miei primi due lavori. Uno del... Io ho incominciato a fotografare nel 1980 e ho incominciato a lavorare davvero nel 1983. Nel novembre dell'80 sono andato come volontario, ho 21 anni, in Irpinia terremotata. E ho prodotto un reportage che non aveva nulla a che fare con... Io non sono un reportagista, però quel lavoro era, lo si vedrà infatti, che è un lavoro pieno di ingenuità, di una serie di questioni che uno potrebbe anche dire, ma sia quello che ho fatto esattamente 2 o 3 mesi dopo, cioè intorno ai portatori di handicap, quindi nel febbraio dell'81, sono le due mie matrici, cioè è la mia matrice espressiva. Io me ne sono accorto molto dopo, perché ci può capitare di accorgersi delle cose dopo, ma sono stati degli elementi molto importanti, perché ho cominciato a fare il mosso nel 1980 facendo quelle cose, e era un lavoro decisamente intimista, non aveva nessuna necessità di informare, la fotografia resta un arbitrio. Io ritengo che la fotografia è assolutamente arbitraria, e poi ne parleremo. Quindi mando prima questi due lavori e subito dopo un'altra cosa, mi prenderò solo un secondo. Esco. Speriamo che funzioni qualcosa, and always will be.
E attraverso questi due lavori sono andato poi a fare, che hanno, come dicevo prima, una serie di elementi, insomma, un po' così, però per me davvero sono stati molto importanti, mi hanno permesso poi di fare altro. Perché lì dentro, in queste due cose, ci sono i ritratti, c'è il paesaggio, cioè insomma tutti i temi che io poi ho affrontato e che affronto tuttora. Ma perché poi parlare al passato come faceva Giovanni in qualche modo mi inquieta. Già il computer ha dato dei segnali inquietanti, no? Cioè, e soprattutto per esempio sul ritratto mi ha permesso di affrontare il ritratto in una maniera insomma che io è piuttosto trasversale, anche in questo caso fuori da tutta una serie di cliché, perché il ritratto ha a mio avviso una particolarità più di altre situazioni, o diciamo meglio, i generi sono tali, nel momento in cui sono veramente dei percorsi, sono chiusi all'interno di una serie di paradigmi. A me quello che interessa del ritratto è proprio che deve essere in grado di uscire, di tracimare, di uscire completamente dagli elementi di genere e diventare fotografia. Fotografia, semplicemente fotografia. E se non avessi fatto quei due lavori in maniera molto così ingenua, io non avrei fatto il ritratto poi nel modo in cui lo faccio da 30, dall'83 ad oggi. Perché occorre una certa determinazione per essere convinti di quello che si fa, insomma, io ne ero convinto sbagliando anche, cioè non sto dicendo che io non ho verità, la fotografia è uno dei percorsi più falsi che esistono, figurati i fotografi che sono, cioè, poi, come dire, gli attori di questa falsità. Quello che vi sto per far vedere è un percorso appunto dall'80 a... In realtà dall'80 ci sono delle cose antecedenti ad oggi, ed è, se vogliamo, è stato costruito un po' come un menabò di un libro che ha a che fare, diciamo, di un manuale illustrato su quello che almeno per me, e che non è assolutamente la verità, può essere un percorso sul ritratto che ha però un'esigenza fondamentale: trascendere il genere e diventare fotografia. Oltretutto è fatto con tutto questo percorso che vi faccio vedere, cioè dalle usa e getta al bancottico 2025, ai Polaroid, alle Instant, al digitale, dall'iPhone, cioè tutto, a testimonianza del fatto che alla fine gli strumenti sono soltanto in subordine, hanno ovviamente delle caratteristiche, ma sono soltanto in subordine.
a parte quel balcone che c'è in mezzo alla strada. Quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe arrivare mai, e tu arriva che stai al mare, che quel fresco devi stare, che ti frega di un che e fa fatica a camminare. Ora quando mi dirai che proprio roba da imbecilli vomitare proprio in mezzo alla strada, e quando ti dirò che per fatica di capirti che mi viene da vomitare qui giù in strada, e quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe più arrivare, tu eri là che sei al mare, che bel fresco devi stare, che ti frega più che fa fatica a vomitare. Allora portami in porto la piazza e la domenica canta il jukebox, senti se c'è ancora quello che canta lì. Accertarsi bene che quello che canta sia proprio Leo. Quello che canta sia proprio un leo. Se ritraggo un qualsiasi un pollo, una vacca, un maiale, un qualsiasi altro animale, sto facendo davvero ritratto, cioè il ritratto non è una zona confinata al bipede munito di cervello, come se tutto il resto del mondo invece no. Dipende solo da noi. Dipende solo dall'autore farlo diventare davvero quella cosa oppure no. Il soggetto è un puro pretesto. Nulla è stato didascalizzato in questo slideshow, primo perché poi finisce che uno guarda chi è, no? Ma al di là di questo, non è così significativo poi il soggetto in sé dal punto di vista fotografico, almeno per quello che dovremmo fare noi, chiunque di noi che fa fotografia, cioè non è che dobbiamo dedicare più attenzione al grande personaggio e poca attenzione invece al non grande personaggio. Io l'unico nome che faccio, qui dentro ce ne sono davvero di grandi, no? Apparentemente. L'unico, io ho fotografato Pupo e
questa cosa per me è stato un motivo, a parte che ho trovato molto interessante in quella relazione, ma dal punto di vista fotografico è molto importante. L'ho fotografato non quando, cioè l'ho fotografato quando lui stava per partire lontanissimo e perso il posto dell'ex Unione Sovietica, doveva fare 3 aerei, 2 treni, 4 pullman, le camionette, insomma quei posti là, no, persi. Per me è molto importante, per un motivo molto semplice, perché il soggetto è davvero un pretesto. E se davvero il vero soggetto del ritratto è l'autore, tu ti misuri con chiunque esattamente allo stesso modo. E non snobbi nulla e nessuno. Pensare che se fotografi Joe Strummer è un vantaggio e se fotografi invece il Pupo no, è un grossissimo errore. Se ciò che noi restituiamo non ha peso specifico, non possiamo usare l'alibi del fatto che abbiamo fotografato Pupo e non abbiamo fotografato Joe Strummer o Sidney o gli Oasis o chiunque. Non è che se fotografiamo Dio abbiamo, cioè, ottenuto il nostro obiettivo. A me quello che interessa capire è come restituisci Dio. Cosa vedo nelle tue immagini di Dio? Perché se no, cioè, chi sia Dio o un chierichetto, per me è esattamente la stessa identica cosa. Non cambia assolutamente nulla. Tutto questo percorso, poi ne parleremo velocemente comunque, buona parte di questo lavoro è fatto in banco ottico, che ha delle caratteristiche molto precise, cioè un'altissima risoluzione. Sono tutti dei posati inciso, tranne veramente 3 o 4 che sono, diciamo, delle istantanee. Diciamo così, il 95% del lavoro che abbiamo visto sul ritratto sono tutti dei posati, anche tipo la divano che alza le mani, sono dei posati, sono cose che vengono rifatte e vengono date, e c'è una regia in queste cose qui. Il differenziare, questo lo diceva molto bene anche Calvino in un passaggio molto preciso nell'avventura di un fotografo, che è molto interessante. Chi dice che l'istantanea, come dire, più tra virgolette naturalezza del posato? Chi è che lo può sostenere? Fammi vedere. Ci sono delle immagini che sono posate che hanno comunque più credibilità delle istantanee, e anche no, ovviamente, cioè non è quello il differenziale, non è che siccome è posato allora è quasi tutto posato. Comunque dicevo, anche perché il banco ottico ha delle rigidità strutturali. Però mentre facevo questo lavoro in banco, che appunto ha delle rigidità, delle staticità eccetera, mi veniva sempre questa voglia di un po' di dinamismo, e allora c'era la Polaroid, quella con la Polaroid, non i surrogati, c'era la Polaroid, e allora con la SX70 o la 600 prendevo e me le portavo sempre dietro, e ho cominciato a fare un lavoro che era l'esatto opposto, e cioè andare dalla definizione, che poi era, mi apparteneva moltissimo il mosso e lo sfocato già prima, anche col banco ho provato a fare, dovevate vedermi, ho provato a fare dei mossi col banco ottico, lo togliamo dal cavalletto, no? Il banco è uno di quei macchinoni col telo che si mette dietro, allora mettevo in spalla e correvo verso il soggetto, era una roba, mentre dovevi scattare col flessibile perché avevi detto, mi si sente? No, perché mi tortura sto microfono. Mentre avevi dentro lo chassis, cioè, che erano degli chassis anche piuttosto grossi, insomma era interessante. Beh, comunque ho desistito poco dopo, perché col banco veramente lì era davvero problematico fare il mosso. Però ho incominciato a pensare che si corresse il rischio, almeno io penso soltanto prima e dopo, mentre il fotografo non penso mai, cioè proprio io non penso quando fotografo e basta. E prima o dopo ho cominciato a pensare, sì vabbè, ma il banco induce in qualche modo per questo livello di assoluta definizione, no? Grandi formati, ha un'idea anche soltanto visiva, insomma, così errata, no? sull'ipotesi che la fotografia abbia davvero a che fare in qualche modo con la verità, perché è tutto così definito.
e ho cominciato a cercare invece di andare verso veramente elementi e situazioni che invece con la verità non avevano proprio nulla a che fare. E quindi lo squilibrio, i punti di domanda, i dubbi, e ho cominciato questo lavoro con la Polaroid, che è diventato poi una serie, che è durato dall'84-85, quello che vi faccio vedere, è una sintesi molto estrema, fino al 2001-2002, insomma. E si intitola Appunti per un viaggio che non ricordo, ed è un lavoro sull'allucinazione, è un percorso esattamente sullo squilibrio e sull'allucinazione, ma ha a che fare anche questo con la fotografia che possiamo produrre, se ci riguarda, se no, no. Tutto ciò ve le faccio vedere perché i fotografi hanno un maledetto vizio oggi, no? Tra l'altro vorrei uscire da un equivoco. Siccome io ho un blog che è nato nel 2012, sì, e compie 5 anni adesso a febbraio, molto spesso si nasce questo equivoco. Io non scrivo malaccio, devo ammettere che non sono uno che scrive. Guardate, chi ha avuto modo di leggere, di passare dal mio blog, sa che non c'è nessuna presunzione, non scrivo male, no? Però questa cosa mi fa incazzare terribilmente, no? Perché tu magari metti delle immagini e in questa storia che una fotografia vale più di mille parole, è un'enorme cazzata, perché poi se non abbiamo invece il supporto delle parole rischiamo di non saper più leggere le fotografie e dobbiamo ricorrere a quello. Io faccio altro da questo punto di vista, però i fotografi hanno un dovere, ma anche cioè che è il loro motivo di essere qui o altrove, cioè quello di fotografare e quindi far vedere quello che fanno. Le parole vengono dopo, non prima. Prima viene quello che fai e poi, semmai, una riflessione su quello è doveroso. Non conosco fotografi che sono tali che non riflettono su quello che fanno. Magari si ispirano più o meno in diversi modi, ma la riflessione su quello che davvero loro fanno e quello che fanno anche gli altri è obbligatorio per chi fa fotografia, insomma. Ce la faremo. Ex. Thank you.
Io credo ai fotografi che coincidono con la fotografia che fanno. E quindi vi faccio vedere immediatamente, visto che la parola era morta, io ho preso in mano l'iPhone. E ho cominciato a fare cose di questo genere qua. Che sono coerenti con, anche se alcune cose insomma sono anche più secche, però sono piuttosto coerenti con quello. Thank you.
concedere, perché non è che abbiamo molto tempo a disposizione. Concludo con una cosa che nei social è motivo di grande polemica. I gattini, gli adori. Video, no? Di da durare quanto? Un minuto, una cosa del genere, un minuto. Allora io mi prescrivo un testo, vado con l'iPhone e vado in bagno, chiudo, mi barrico dentro e vado avanti, e inciampo e ricomincio. Un'ora, ragazzi, non, una cosa bisogna per fare un minuto. Alla fine mi sembra proprio, cioè, di essere al punto giusto, ma un'ora davvero, lì, e quindi ti deconcentri. E il testo si concludeva così: a margine amo i gattini, e io che cosa ho detto? A margine amo i grattini. Mi sono sentito morire perché ho dovuto ricominciare tutto da capo. Il rapporto con i gattini è esattamente quello con il fatto che voglio ben vedere, il mio mi ha appena lasciato ieri mattina un segno di quelli veramente notevoli, cioè ancora una volta. Cioè, dipende solo da noi. Esiste un soggetto che è più deputato, più nobile di qualcun altro? Davvero? E in quanto tale noi restituiamo una fotografia che ha spessore? Cioè, se fotografi là è una roba, se fotografi lì è un'altra. La fotografia in questo, secondo me, ha veramente degli elementi interessanti, cioè è come una livella, azzera tutta una serie di valori, e quello che dovremmo davvero recuperare noi tutti è il valore vero, e cioè il linguaggio di quella fotografia. Ecco. Però questo è un
elemento secondo me molto importante. No, infatti no, questo è un punto fondamentale. Tu ci hai mostrato fotografie di grandi personaggi, una carriera sicuramente importantissima. Ti posso chiedere di metterti di qui perché io vengo di lì? Perché ho una questione scaramantica per quel computer, cioè proprio sono convinto che la mia vicinanza è importante. Allora, ci hai mostrato grandi fotografie. Ma quello che lega tutto questo lavoro, che va dai tuoi esordi fino alle attività più prestigiose dal punto di vista editoriale, fino ai gattini, fino alle Polaroid, è sempre un filo conduttore molto importante che raccoglie uno stile, un tuo linguaggio, che per me è la cosa più importante nella fotografia. Infatti, non ci sono... Questo non lo so, però uno deve tendere a questo. Esattamente. Cioè, è a questo che uno deve tendere, poi che ci riesca o meno, questa non è la questione fondamentale, secondo me. Ma è la tensione che fa la differenza. La tensione, esatto. Ma allora, adesso, noi, uno degli obiettivi principali di questo tipo di manifestazioni, di confronto, che poi infatti invito anche voi a fare domande ai friend, è proprio quello di ragionare sulla base di chi hai vissuto un'esperienza che parte dall'analogico, che parte dalle commissioni, che parte da un tipo di fotografia che esisteva fine degli anni chiaramente 70, 80, 90, che poi è stata stravolta negli anni 2000. Quindi a partire da questo punto di vista, di chi ha vissuto tutta questa esperienza, l'ha fatto con un certo livello, con una certa idea, con una certa testa, una certa esperienza, quello che poi ritrova al giorno d'oggi in tutto quello che è la fotografia odierna. A me interessa molto capire o comunque andare ad esplorare. Dunque, non, tu dici la fotografia è morta, fondamentalmente. No, è morta. No. E viva la fotografia. No, ho detto, si potrebbe pensare che eccetera, ma non è esattamente così. Certo, c'è una certa fotografia che, come dire, si guarda intorno un po' attonita. Io mi guardo intorno un po' attonito. Ma il confronto con questa situazione precedente e quella attuale qual è? La variazione del gusto, la modalità, la massificazione ha creato la massificazione è uno degli elementi. Allora, io non credo minimamente che la fotografia si possa relazionare con scienze di carattere sociale o politico. La fotografia non è democratica, e l'ho detto molto chiaramente all'inizio, la fotografia deve essere necessariamente un arbitrio. A me interessa sapere che cosa ognuno di noi ha da dire e me lo faccia vedere. È solo attraverso ciò che vedo che nasce una dialettica. Non attraverso il fatto che chiunque mi fa vedere o ci fa vedere delle cose. Il vero, come dire, problema che si è venuto a creare è che l'aumento enorme della massa di fotografie prodotte non ha, non è stata minima, è stata inversamente proporzionale alla qualità della fotografia prodotta, perché questo è anche abbastanza, come dire, naturale in un percorso di questo genere qui. Aumenta a dismisura il volume e tu in qualche modo, anche da semplice osservatore, incominci a perdere un po' le coordinate, perché ti arriva d'ogni dove, in quantità che sono sempre maggiori. E quali sono gli elementi che noi, secondo te, quali sono gli elementi che potrebbero essere, diventare un po' il cardine, oltre ad esempio noi sicuramente in questo caso con te abbiamo evidenziato il fattore che il linguaggio è importante. Fondamentale. Che è fondamentale. Secondo me. Esattamente, anche secondo me, quello mi trovo assolutamente d'accordo. Quali altri elementi potremmo trovare che ci possono aiutare un po' a sciogliere questo bando di questa matassa qua, in questo momento? E poi io faccio questa domanda, però poi vorrei che interveniste anche voi con domande su questo tema, che penso siano di curiosità o comunque di interesse di chiunque è appassionato di fotografia in questo momento. Ma guarda, io credo, non ne ho la certezza, io non ho la certezza di niente, salvo di un paio di cose. Lo dicevo all'inizio, io temo che ci sia
una produzione talmente massificata che cioè i social in sé non sono un problema, minimamente, non, dal punto di vista teorico non, il problema non è il digitale, il problema non è quello, il problema è l'uso che ne viene fatto, è quello che genera il problema. Allora, siccome l'orientamento è quello di una mass produzione, cioè, veramente enorme, oltretutto che produce, insomma, signori, fate un esempio, andate su un qualsiasi account Instagram, uno, andando però non tra quelli che noi seguiamo o altro, uno qualsiasi, un coreano qualsiasi ha 250.000 like e 1 milione di follower, stiamo parlando di questo, allora uno intercetta un'immagine che gli piace molto, di uno qualsiasi, e dice bella questa immagine, interessante, dopodiché dice sai che ti dico, vado a vedere cioè che cosa sta producendo questo, e ti rendi conto che sta facendo esattamente, cioè le decalcomanie sono tum 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 assolutamente identiche sostanzialmente. Questo non è cioè esprimere un linguaggio, questo è un manierismo, solo che il mercato in questo momento ha bisogno di riconoscere gli autori e non li riconosce attraverso veramente l'autorialità e l'espressione, riconosce attraverso il segno, anzi diciamo così, attraverso il segnale, perché il segno è un'altra cosa. E così tu comodamente puoi dispensare dal punto di vista, non quando tu produci, ma tutti coloro che lavorano intorno alla fotografia ci dispensano di queste, come dire, analisi magnifiche. Io ho fatto per 2 anni o 3, adesso mi ricordo, come diceva prima Giovanni, il giurato all'Asbral Master Jury, è la cosa che mi aveva sconvolto tra il 2013 e il 2014, 15, adesso non mi ricordo. O 12, e la cosa che mi aveva sconvolto in entrambe in tutto il triennio o altro, che insomma che arrivavano da tutto il mondo, veniva fatta una preselezione d'asse, no? E c'erano, eravamo in 15 giurati mi sembra in tutto il mondo, e a noi arrivavano questa preselezione ed erano 10 sezioni, quindi 10 argomenti che andavano da reportage, portrait, fashion, landscape, cioè quasi, mettete dentro wedding, anche tutto, mettete dentro tutto, no? 10 sezioni, ogni sezione aveva 10 autori, ogni autore aveva 10 immagini, il risultato è che tu ti vedevi 1000 immagini, no? Alla fine. Io facevo veramente fatica, io il secondo avevo dato, e tu dovevi dare delle valutazioni attraverso dei percorsi, io ne ho 5, ne avevo segnati, no, 5 immagini, non 5 autori, 5 immagini. Perché la cosa pazzesca è che da un reportage che è prodotto in Sudafrica, nelle miniere di diamanti sudafricane, o un matrimonio VIP a Los Angeles, non c'era alcuna differenza. E tutto ciò aveva a che fare, e questo valeva sia che tu facevi la Patagonia argentina, cilena, no, Patagonia sono in Argentina, giusto? O andavi a fare un tour in Giappone, la produzione era esattamente la stessa, e c'era un autore vero, Adobe. Lui era l'autore, Adobe. I software sono utili, fondamentali oggi, ma è esattamente come lo era e lo è la pellicola, ma usali e non farti usare. Era spaventoso, ma ve lo dico francamente, era spaventoso, era uniforme, ma in tutto il mondo, cioè non è che dobbiamo fare esempio, c'è cioè il caso italiano, no, in tutto il mondo era identico. Io non distinguevo una produzione fatta in Argentina da una fatta, cioè, in Giappone, per me erano uguali. Quello che ci può salvare, che ci può aiutare molto, e questo io credo moltissimo, è che a quel punto uno dice, sai che ti dico? Giro la faccia, guardo altrove e produco davvero mettendomi in gioco. Non è andare per la propria strada perché, Dio, questa plebaglia, no. È un fatto di, è una vera questione di vita, è vitale.
Oh, ragazzi, uno che fa il fotografo fa davvero il fotografo, non è che fa finta di fare il fotografo, eh? Uno che usa il linguaggio, qualsiasi cosa, cioè, lo usa davvero. E si trova in una situazione in cui, cioè, non sai più neanche dove guardare, perché non è fatto solo il fotografare, non è solo il prodotto del proprio fotografare, è la sintesi di un percorso molto più ampio. Se però viene ridotto in una maniera così forte l'angolo di campo della tua visuale, perché noti che, cioè, è un raggio enorme che è tutto uguale, guarda da un'altra parte, quindi guardiamo da un'altra parte. Qualcuno vuole fare qualche domanda? C'è qualcuno che vuole dialogare con Efrem? Il tuo rapporto con chi ti dà il lavoro? Il rapporto che hai con quelli che ti danno il lavoro? Cioè con la committenza? Prima o adesso? Cioè ad esempio come è voluto il rapporto con la committenza tra gli anni 80. Beh, sono situazioni molto... Buonasera. Grazie, se non fotografo è... a proposito dei rapporti con la committenza, con un valigione, a un certo punto non mi cagava nessuno, a un certo punto c'erano allora, all'inizio, alla metà degli anni 80, insomma quando è iniziato, i primi anni 80, la Panodia, che era una casa produttrice francese, aveva prodotto dei cartoni con delle fessure che allora si usavano anche molto le diapositive, a seconda del formato delle diapositive avevi questa fessura qui, c'era, venivano infilate in una sorta di plasticone dietro riflettente, cioè omogeneizzante, quindi tu le mettevi sul visore e vedevi. A un certo punto un art director dal quale ero andato prende in mano e fa, stupendo, cioè, ma ti giuro, era così, stupendo, finalmente, ma dove l'hai prese queste? È uguale, cioè è esattamente la stessa identica cosa. No, ma adesso a parte il fatto che ci sta tutto. Il rapporto con la committenza è molto cambiato, è quello che indipendentemente dal tipo di committenza, cioè, ed è veramente quello che si dice, che dicevo in origine, prima cercavano davvero, cioè la fotografia in alcuni ambiti è diventato solo il supporto per poter fare altro, vengono aggiunte delle cose dopo, il fotografo in molti ambiti della produzione è diventato davvero un semplice operatore. Ora, se tu invece hai, come dire, una non una velleità autoriale, ma sei davvero uno che dice, oh, ma cioè veramente, scusate, per me, cioè, vorrei che rimanesse, cioè è questo quello che mi... Questo diventa molto difficoltoso e quindi tutto in qualche modo è cambiato, perché rischi di scivolare da un'altra parte, e se accetti un compromesso di questo genere qui non è un compromesso, è un suicidio. E questo è il primo. Dicevo, la committenza, sai, prima aveva a che fare proprio davvero con la ricerca del talento. Io volevo arrivare anche a questa cosa. Perché non è vero che il talento è una cazzata e non esiste, il talento è fondamentale, non è l'unica voce. Cioè non è che se ti fai, cioè tu puoi metterti a farti, cioè, tutto, tutta la fatica che vuoi, cioè non è che sono tutti Maradona, cioè tutti si fanno gli allenamenti, no? Adesso per usare proprio, cioè andare, volare alto, poi però c'è Maradona, cioè è quello, cioè
oppure c'è Oriali, no? Allora un conto è essere Oriali, che lavora, Maradona faticava molto, faceva meno allenamenti, ma quello era un talento puro, palese, no? Allora, e questo accade anche col linguaggio, accade esattamente la stessa cosa, perché poi noi abbiamo a che fare non con una roba che è teorica, abbiamo a che fare con una cosa che è anche pratica. Noi facciamo le cose, le facciamo, le devi produrre, devi avere una relazione con gli strumenti che stai usando. Non è che dice, no, io devo, a me fanno schifo. Qua non si parla delle regole, io non sapevo, ve lo giuro, sulla memoria di mio padre, ma lo dico sul serio, io non conoscevo la regola dei terzi finché non ho aperto una roba su Facebook. Cioè io nel 2010 ho aperto il mio accountino su Facebook. Quando vedo comparire sta roba qui, cioè non è un atteggiamento snobistico, devo dire che davvero non conoscevo la regola dei terzi, sono dovuto andare a dire, questa è la regola dei terzi, o quella delle diagonali e via dicendo, quello non me ne può fregare di meno, ma ci sono delle questioni che partecipano totalmente alla tua grammatica. Se non sai che cos'è un'esposizione, come fare un'esposizione, se non conosci i rapporti con le densità, se non sai come lavorano le luci, se non sai tutto ciò, tu puoi fare anche finta di niente, ma più conosci, più puoi essere preciso nel dire quello che vuoi dire. Però il saper dire, il voler dire, anche se c'è un a parte il talento, quello puro. Sì, non basta quello, non è un equivoco, non è che cioè a un certo punto il talento va educato. Se un talento si educa, si educa e ha i percorsi per poter anche educarsi, indubbiamente ha la sua cifra, il suo peso specifico, e il differenziale lo fa proprio la capacità di tradurre proprio cose che altri non sanno. La fotografia si occupa di ciò che non si vede, non di ciò che si vede. Sono i fotografi che mostrano le cose, ma si occupano di quello che non si vede, che sta da un'altra parte, ecco. E questo è il talento. E allora com'è che possiamo relazionarci di fronte al fatto di poter distinguere o apprezzare ciò che al giorno d'oggi invece è un'esposizione continua? Cioè il fotografo non fa più un ragionamento di dire attendo, cerco, capisco, cresco, arrivo, se non ho talento devo farmi il culo per comunque capirne qualcosa o comunque progredire, però c'è una specie di elemento di autoreferenza continuativa che porta qualsiasi fotografo ad esprimere continuativamente e forse in questo momento voler anche essere l'unico tenutario dell'unica verità assoluta nella fotografia. Mentre quale sarebbe, scusa, l'unica verità assoluta? Quella che ha ognuno degli N fotografi che possiamo incontrare. Sarebbe un suicidio, non c'è nessuna verità assoluta. Per cui... Benissimo, infatti chi mano a mano comincia a crescere, a capire, ad acculturarsi, si accorge fondamentalmente di avere sempre più dubbi. Io mano a mano che vado avanti, anche dopo 20 anni di esperienza professionale, i dubbi mi aumentano sempre di più, non ho quella certezza matematica che invece hanno tantissime persone, no? Tantissimi fotografi che troviamo poi sotto Facebook, che troviamo su Instagram, che... Quindi come possiamo individuare quelli con talento, quelli senza talento, quelli che ci stanno lavorando, quelli che hanno delle possibilità, anche delle modalità? Ma questo perché dovremmo... Cioè, un tempo c'era un motivo molto preciso, che appunto era il motivo del fatto di voler fare fotografia. Che era il motivo essenziale, raccontare, che per me resta il motivo essenziale di un fotografo, raccontare la propria storia e usare proprio la rappresentazione che utilizzi per raccontare la propria storia. Ma è una che non è un'autoreferenzialità
come dire, ombelicale, per rimanere sul tema. È un altro tipo di cosa, esiste una dialettica davvero, quello che oggi non c'è è proprio questo, non c'è alcuna dialettica. C'è, anche da parte di ognuno di noi che magari si mette, cioè si scatti, ma cioè, quello non è una dialettica, quello è un altro discorso, cioè che non produce nulla. Non produce assolutamente nulla. Quello che è venuto meno davvero è, sono i luoghi di questa dialettica qui. I social sono dei percorsi, ovviamente ci sono dei luoghi che hanno un loro valore e le loro specificità, dove ognuno di noi può, come dire, addentrarsi come gli pare. Cioè non è che ha un obbligo a fare, avere un percorso di un certo tipo piuttosto che un altro. Quindi ognuno ha un modo, perché chi vuole fare fotografia, però ci sono delle questioni che sono assolutamente, secondo me, imprescindibili. Per quello che se vuole raccontare la propria storia, se invece vuole raccontare la propria storia è uguale a quella di chiunque altro, va avanti così che va benissimo, perché sono totalmente identiche, non cambia nulla. Quindi qual è la volontà di ognuno di noi? Cosa ci muove davvero? Perché diavolo dovremmo fotografare? Per avere 3 like in più, piuttosto che invece, non lo so, avere, cioè, il consenso di qualcuno, cioè perché fotografiamo? Ma se io, cioè, ognuno, io credo che oggi più che in altri periodi un fotografo debba avere una visione molto più ampia proprio, e più trasversale, no? Che è l'esatto contrario di quello che invece il mercato ti chiede, che invece di avere, come dire, una assoluta precisione di genere, e di ripetere sempre lo stesso verso, come nella musica, cioè non è una cosa riducibile solo alla fotografia, è un fatto culturale sociale globale sì. No? Cioè, che ha a che fare a mio avviso proprio con il controllo, poi finiamo in un discorso molto più complesso e anche insomma non lo so, rimanendo nel nostro orticello, credo che ci sia l'unica possibilità che ognuno di noi ha, non è quello della differenziazione a tutti i costi, cioè non è a tavolino, è proprio invece cominciando a girarsi, a guardare e relazionarsi con ciò che tu vedi. Tutto qua. Quanto è importante l'iconografia, cioè l'acculturarsi, il vedere, il confrontarsi, sia degli autori passati sia di quelli attuali? Beh, è chiaro che guardarsi attorno, appunto, come dicevo, è una cosa molto importante. Non credo che in qualche... Allora, ci sono, no, delle relazioni anche che sono relative anche a determinate stagioni della nostra vita, no? Per cui tu hai anche degli innamoramenti giovanili che poi magari passano. È importante chiaramente andare a vedere che cosa è stato prodotto, che cosa viene prodotto. È chiaro che però esistono degli indicatori, come dire, perché se no oggi è molto più difficile capire neanche dove guardare, no? Cioè, e c'è una difficoltà oggi, per esempio, fare il genitore, credo che sia molto più incasinato che essere genitore, come lo erano i miei, come molti di noi sono qui, e via discorrendo, perché tu hai voglia. E il livello della complicazione non è dovuto al fatto che è aumentata la qualità. No, è l'esatto contrario, che tutto è veramente caduto per poter, non voglio fare quello che, ma ci vorrà che, insomma, bisogna cominciare a uscire e dirle queste robe qua, no? Oppure no? Cioè continuiamo a dire che no, va tutto bene, non va per niente bene. Se il nostro obiettivo è raccontare la nostra storia, così non va bene, perché non racconto la mia storia, racconto la storia di molti, ma non la mia. Un autore, anche se si mette a fotografare Ciclamini, se lo è davvero, racconta la propria storia. Il vero problema è che anche questo è il prodotto di è un prodotto proprio dell'omologazione, e cioè che
diventa molto difficile leggere queste immagini, cioè c'è un deficit di lettura. E qui c'è il livello, proprio la questione che accennavo all'inizio, bisognerebbe rifletterci davvero su anche sui gusti, il gusto che cambia, no? Cioè ci sono cioè adesso non mi addentro, però perché veramente bisognerebbe, è lunga e poi bisognerebbe ragionarci davvero bene, però indubbiamente qua c'è un cambiamento molto profondo in atto. Noi ci troviamo in una posizione molto sfigata perché siamo davvero in mezzo a un limbo. Cioè è una situazione in cui non sei un po' confuso, se ne uscirà, bisognerà vedere come e quando, però indubbiamente questo non è un momento così fortunato per chi vuole cominciare davvero a stabilire una relazione con per esempio con la fotografia, anche se alcuni nostri colleghi, sappiamo benissimo, sostengono che questo è il miglior momento, eccetera, eccetera. Mi sono sempre chiesto, alcuni sono anche dei miei amici, cioè, ma come fai? Cioè, ma dove la vedi questa roba così? Cioè, perché io vedo una gran quantità di fotografie prodotte, ma poca fotografia realmente prodotta. E come vedi un'evoluzione senza il cappello da Merlino? Quando mi si è anche rotto il computer, no, francamente vedo poco, cioè penso che un elemento che può non ci sappiamo tutti, questo va detto, altro che la fotografia democratica, è pura demagogia. Non è così che funziona. Quindi non ci salveremo tutti. Si salveranno, prego. No, finisco solo il periodo. Si salveranno, io credo che bisognerebbe incominciare a orientare lo sguardo verso l'eccellenza. E quindi togliersi completamente da tutta una serie di cose. Rischiare come fece Robert Frank a suo tempo, quindi tempi non sono. Sapete che vi dico? Ciao! E vado col mio cagnone in un capanno, mi faccio i cazzi miei. Volete che mi faccia un po' la roba? Insomma, quando abbiamo il, poi lascio la parola, quando le ultime statistiche dicono, ad esempio in Inghilterra, che sono già messi meglio di noi, che 3 fotografi su 10 lavorerebbero gratis. No, l'Inghilterra non è messa meglio di noi, sono 7 su 10, non 3. No, 3 su 10. Ma io ho letto una roba che davano 7 su 10. Comunque c'erano... Cioè, nel senso molto bene. Quindi, vabbè, dai, c'era il signore. C'è il signore che ha... Vai. A proposito di questa omologazione, del tentativo di uscirne, della proposta di fuori di questo schema, ci sono dei percorsi o delle scelte che consiglierete? Sì, ci sono. Di genere, non so. Noi paghiamo un altro enorme scotto, questo è molto italiano, l'aspetto didattico, cioè la questione didattica è un altro problema, questo è un problema, è una specifica italiana e ci sono pochi luoghi dove vanno veramente didattiche in maniera molto seria, perché molto spesso, come accade in questo paese, cioè chi è che ha detto? Il potere è la mediocrità è il potere, no? Ma però dovremmo riflettere su questo, perché il potere, cioè quelle persone lì che esprimiamo noi, quindi mi viene da pensare che la mediocrità siamo noi. Quindi forse fermarsi un attimo e riflettere su quello che stiamo davvero facendo, questo in senso più ampio, ci potrebbe permettere anche dal punto di vista fotografico, secondo me, di fare delle riflessioni e guardare in un'altra direzione. Conoscere è importante. Ne parlavo prima con un'amica, insomma, cioè diventa tutto quell'apparato formativo, che è anche quello tecnico. Chi sostiene che la tecnica non serve a niente, veramente o è ignorante o fa pura demagogia, o è un demagogo o ti vuole fottere, perché non ci sono delle alternative da questo punto di vista. Chi conosce più parole ha più potere. Chi conosce di più ha la capacità di
cioè di specificare meglio il proprio obiettivo. Quindi il consiglio non esiste una bacchetta magica, il consiglio è quello di essere sì, ma non è sufficiente essere se stessi, perché poi alla fine uno è se stesso e dice sì, però voglio crescere, e dove vado io a crescere? Bisogna individuare alcuni luoghi, se davvero si vuole farlo, che ti danno la possibilità in qualche modo di crescere, sono anche luoghi didattici, cioè io direi imparare, e quindi tutto il percorso, quello proprio sporco, va fatto. Non è vero che, e non sono ovviamente i corsi di fotografia che hanno anche la loro importanza, e non sono neanche i workshop, per quanto io ne faccia. Poi bisogna entrare anche nel merito delle cose, no? Cioè non basta dire che schifo i workshop, che schifo qui, che schifo di là, esistono dei luoghi che invece dove le cose vengono fatte come si deve. Però cioè resettarsi e dire ok, acquisiamo un bagaglio che è anche quello tecnico. Che è quello, se tu non hai la grammatica, cioè non ti esprimi. La grammatica ti permette proprio di essere più preciso, ma non solo, ma di avere anche un linguaggio, perché il linguaggio non è perfetto, il linguaggio per essere tale è imperfetto, se la parleremo tutti esattamente nello stesso identico modo. Solo che ci sono delle tracce, e questo riguarda profondamente la fotografia, di imperfezione, che diventano gli elementi importanti di quella fotografia. E attraverso queste imperfezioni, se vuoi, a volte almeno per quello che mi riguarda, io che sono, che amo molto sottrarre, cioè io lavoro sulla sottrazione, sulla marginalità di alcune cose, per me invece diventano, per altri magari no, non sto dicendo che questo è quello che si deve fare, però individuare quegli elementi che in qualche modo ti appartengono, a costruire e lavorare per avere un bagaglio in grado di esprimere queste cose qua, se non li conosci, se non conosci questo, non hai questo bagaglio, non sarai mai in grado di esprimerlo. Lo so che sembra anche molto semplificato, perché bisognerebbe dire altre cose, solo che non si possono dire, che solo che non posso dirle. Tutto qui. C'era. Ma io mi ricollegavo a quello che diceva Efra per una riflessione che chiedo a lui se condivide questa cosa. Leggevo da qualche parte, forse era Smargiassi che l'aveva scritto. Sostanzialmente la tecnologia che ci viene proposta, il digitale, sembra aver risolto tutta una serie di problemi per cui la fotografia è molto più facile e molto più accessibile. E diceva, in realtà questa è una grandissima fregatura proprio per i fotografi, perché da un lato ti sembra che tu sia facilitato a fare la foto, dall'altro in realtà non è così, perché il famoso ragionamento dell'imperfezione, no? Cioè, poi le foto vengono fatte tutte uguali. E anche perché, visto che accennavamo all'aspetto professionale della cosa, fa sì che tu sei, diventi, non sei più importante per il magazine, diventi da carriere, sei sostituibile da qualsiasi cosa. Certo, sei un. Ti va bene così, bene, se no c'è un altro che lo fa gratis. E che lo fa gratis. Allora, secondo te, questo è un paradosso, ma è forse una delle chiavi su cui dovremmo ragionare per provare a fare forse un passo? Noi dobbiamo fare un passo fuori dal sistema per forza, perché è il sistema che è morto. Cioè, alcuni di loro sono dei morti che camminano e non lo sanno, ma cioè, guardate molti magazine, vengono fatti dei restyling ogni volta. In genere restare, è come in Italia, il governo, indipendentemente da chi è il governo precedente, quello successivo sarà sicuramente peggiore. Ma in qualsiasi caso, a prescindere, è così i magazine. Cioè fanno dei veri e propri restyling, e quello che ci viene restituito dice ma perché c'era proprio motivo di farlo. È un grosso problema questo, non esiste la soluzione con la bacchetta magica, c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, ma sul serio. Ora, è altrettanto vero che la fotografia è un percorso molto costoso se tu non hai... non vivi di fotografia, ma soprattutto per esempio oggi vivere di fotografia non è più come fino a 8 anni fa, 10 anni fa, cioè è veramente cambiato, non è la stessa cosa.
Secondo me il secondo semestre 2008, e non è un fatto personale, ma proprio ho incominciato a individuare una serie di cose che mi hanno fatto pensare che stava cambiando profondamente qualcosa. E poi gli anni proprio immediatamente a seguire sono stati secondo me chiarissimi, nel senso che tu non puoi... Cioè noi ci siamo trovati una volta a Milano con alcuni amici fotografi, non sto parlando di nomi noti, cioè non di... Lì si parlava di bilancio meno 80%, meno 60%, cioè stiamo parlando di bilanci a meno 80, meno 70. Il più fortunato aveva un meno 55, insomma, 52. Perché qua si fa finta che poi la fotografia è una cosa dove siamo tutti felici e contenti e facciamo la fotina. Ragazzi, non è esattamente così. Poi uno può dire, cazzi tuoi, vuoi fare il fotografo? Ok, allora però il fotografo dice sì, io mi piacerebbe continuare a farlo. Mi pongo però dei, come dire, ho intenzione di porre veramente un argine a una situazione che non è più affrontabile. Se il tuo committente non lavora più con te per un puro fatto economico, perché attenzione, ci sono anche questioni legate, non so, a, cioè, alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi. Però poi quando vedi questi nuovi linguaggi espressivi, in realtà ti rendi conto che tu costi 100 volte la persona che è stata usata. E non, cioè, capisci, se il differenziale è 10, uno come... Ma se il differenziale è 100, tu non hai nessuna possibilità. Nessuna. E quindi ci troviamo sul mercato in cui fondamentalmente... Il mercato, come direbbero, il mercato sottostante, come dicevano pochi e Renato. Cioè... È un grosso problema. È un grosso problema, non ho la fede, io non parlo. Cioè, non è, se ci avessi, ragazzi, magari. Sarei molto felice, ma ve lo direi. Cioè, non sono uno così stitico. Cioè, se ho una soluzione, non ho nessun problema, la dico. Il problema è che non c'è la soluzione. C'è in questo sì il lavoro è molto importante, cioè il fatto di lavorare su se stessi. È chiaro che però poi dopo c'è quello che ti circonda, che cos'è? Cioè se e chi ci lavora, anche non solo direttamente con la produzione di fotografia, ma per esempio produzione di libri e di cose molto importanti che vengono fatte, vedono che, e vedono, queste persone vedono con situazioni di aging e quant'altro, cioè, vedono che cioè, sovraintendono alla fine le mezze figure che intervengono su qualsiasi cosa con un livello di incompetenza spaventoso. Tu. Prima e dopo, no, non penso molto, penso prima e dopo, molto no, non durante. No, questa cosa interessante, nel senso che cioè, la fotografia non si esaurisce come quello stato, è una continua rivalutazione di quello che si fa, sì. Una messa in confronto con un proprio passato, con le idee future, quindi la fotografia cambia continuamente in questo specifico, anche all'interno di un lavoro, con i scopri dei direttivi, sì. Visto che alcune foto sì, no, è lì, ecco, infatti una cosa che... La stessa immagine, può diventare molto più studente, sì. Molto importante, perché riesce anche magari a veicolare... A essere più trasversale, sì, no, infatti poi, hai ragione. Ecco, volevo dirti, seconda cosa, non è che la risultanza di questa crisi percepire della fotografia commerciale sia il risultato... Cos'è la fotografia commerciale, scusa? Dell'ambito professionale più che altro. La fotografia a senso unico che avete continuato a fare per anni, cioè fotografia che non pone domande, ma che dà sempre una risposta, che la gente deve solo fruire il prodotto che deve comprare. Quindi è arrivato a un livello di saturazione ormai questo messaggio monotono,
triturante, martellante, che ormai qualsiasi ragazzino che voleva un telefonino dalla sua uguale, perché ci nasce con quelle immagini tutta la vita. Nessuno gli ha fatto vedere le immagini, non solo quelli che magari si interessano. Di chi invece, magari. Ma il mondo è cambiato. Vuole porre degli interrogativi e non dare sempre delle risposte. Questa è la, non so, focale, secondo me, è questa. Sì, ma per poter, perché la fotografia. Cioè, ma cos'è? Il problema è questo, cos'è la fotografia aperta rispetto a quella chiusa? Beh, ma quello non è che viene lì uno con un fucile e ti dice no, tu devi pensare questo, comunque tu puoi pensare quello che vuoi. Cioè, non è che uno lì con il fucile puntato dice guarda, io ho fatto... Infatti una delle cose che a me non piace è parlare delle mie fotografie, mentre mi piace parlare di fotografia. Cioè io raramente, a meno che non costretto in determinate circostanze, raramente io parlo delle mie fotografie. Però della fotografia invece mi interessa parlare, perché è un'altra cosa, è un altro discorso. Ora, nessuno viene col fucile e ti impedisce di esprimere, come dire, uno sguardo diverso rispetto a quello che stai guardando. Il vero problema è che oggi sta diventando molto difficile anche riuscire ad avere uno sguardo diverso. Perché anche lo sguardo, non è che lo sguardo, anche il guardare, non è che non è influenzato dal resto. Cioè non è solo il fotografare, anche perché il fotografare dovrebbe essere il prodotto di uno sguardo. E se però lo sguardo, cioè è come un gatto che si morde la coda, e quindi alla fine, cioè, è un grosso... Cioè, non c'è la soluzione, non c'è la bacchetta magica, c'è solo il fatto che qua certe cose si dovranno per forza mettono in gioco. Certamente questo non è più bel momento che si potrebbe immaginare di affrontare, secondo me, sulla fotografia. Prego. Come no? Se vuoi darmi del voi, cioè... No, è un pensiero... Dipende da quale... Sì. Luca, per esempio, no? Dentro a questi racconti ha una sua logica, una sua coerenza, sì, una sua importanza, ma se io la sgancio e la pubblico, per esempio, su social X, ha lo stesso effetto, penso, dell'Instagram realizzato da XY. Potrebbe anche essere, cioè non è che... Non lo escludo, può anche essere. Ora, ci sono effettivamente dei percorsi che usano, come dire, che per essere tale usano certe fotografie. Ma se la nuca, bisognerebbe vedere anche, non è la nuca, è come hai fatto la nuca. Perché non è il soggetto, è che nuca hai fatto. Ora, io non posso dirti, ovviamente, guarda che non ti sto dicendo la mia nuca è diversa. Ma indubbiamente, almeno per quello che mi riguarda, nella mia nuca, perché se no non l'avrei esprimere, nelle mie nuche, ci sono molte cose che sono degli elementi che sono di altri luoghi,
e che passano non semplicemente attraverso, come dire, degli elementi che sono esattamente quelli, sempre quelli e costanti. Cioè, io l'ho detto con molta onestà, ma per me è anche un modo di essere. Io sono molto trasversale, l'elemento, ma non diverso. Io faccio, l'ho detto all'inizio, io faccio la stessa fotografia, non le stesse fotografie. Io le fotografie le uso e le modulo per fare alcune altre cose. Ma se noi dovessimo estrapolare, proprio andare a prendere le prime immagini che ho fatto vedere, quelle dell'80-81, e le riportiamo ad alcune che sono state fatte recentemente, e esattamente il discorso che stai facendo tu te le potrei tirare fuori, tu non distingueresti la data. Non la distingueresti. Non sapresti se è dell'80, se quella lì è quella dell'80 o è quella del 2016. Non la distingueresti, e sono delle immagini che hanno una loro, come dire, la loro origine, una loro origine molto precisa, che e che non hanno neanche però l'urgenza in alcun modo di sottolinearsi. Non, attenzione che poi io ho fatto vedere volutamente tanto e sono andato giù molto pesante, a blocchi molto distinti tra loro. Sì, ma se facessi una mostra non sarebbe così. Cioè, le mostre, cioè non è che faccio questo, cioè, anche perché questo incontro ha una valenza che è diversa, no? Cioè, quindi ci sono in questi slideshow, e non ho fatto vedere perché mi mancava tutta la parte delle landscape, quindi figurati, ci sarebbe ancora dell'altro, ma lì avresti riconosciuto alcuni elementi che sono, cioè il linguaggio non è soltanto, cioè, come dire, ed è questo il fatto di poter intercettare alcune cose o meno, non sta nel fatto semplicemente cioè di elementi che sono puramente grafici e immediatamente riconoscibili, ma sta anche nel fatto di una serie di cose che questi elementi sono in grado o no di trasmetterti, e degli elementi che hanno delle cose assolutamente in comune. Poi uno dovrebbe entrare all'interno di un percorso di un autore in maniera molto più, cioè, pesante ovviamente, distinguendo alcuni momenti e alcune cose. Non è così, certo, noi possiamo farlo ovviamente adesso, però non hai il torto nel dire, ti dico, io però personalmente ho motivo, sì, arrivo subito. Ci sono delle immagini che ti appartengono e che vengono riconosciute da altri, indipendentemente dal fatto che sono tue. Questo può accadere e accade. Altre immagini, come dire, che sono quelle in realtà di, cioè, ecco, più di, guarda, è molto semplice, le fotografie che produco che mi piacciono di più sono quelle che ottengono meno, per verla sui social ottengono meno like, tranne qualche volta qualcuna che coincide, no? Però c'è anche da dire, però, anche per unirmi anche a questo discorso, fare una piccola precisazione, che l'utilizzo dei volumi, il fattore compositivo che fa parte del suo linguaggio autoriale, comunque è identificabile. Chiaro che noi parliamo con un autore che ha un certo tipo di peso, che comunque ha una sua, ormai ha dei suoi strati, ha dei suoi elementi, che gioca indipendentemente dal terreno in cui va a posizionare il suo sguardo. Però effettivamente una sua fotografia mossa, di un albero mosso, la identifichi anche se la metti in un social, insieme a mille altre fotografie. Dal mio punto di vista, che con la giusta percentuale di errore, se ce ne fossero 10, potrei identificare questo, perché ha comunque un suo sguardo che, indipendentemente da dove lo poggi, no, ma ci sta come discorso. Guarda, questo è il vero, sarebbe il vero soggetto dell'argomento, quello che tu hai tirato fuori. Il vero problema è che il mercato in genere, nel suo insieme, in questo momento non ti aiuta a definire questo percorso, anzi, richiede esattamente il contrario. Esatto. Questo è il vero problema. Quello che tu dici sarebbe molto interessante riuscire, cioè, a lavorarci e ragionarci molto bene per definire tutta una serie di cose e che possono aiutare chiunque di noi anche a definire il proprio grado di lettura rispetto a ciò che noi vediamo, no? Ecco, però nulla ci aiuta in questo senso qua.
Prego. Posso spezzare una lancia, in certi momenti sembra che tu fai quello che parla un po' dall'altro, che si vuole tirare fuori e che dice, in realtà in questi anni, con tutto quello che è successo, io ho visto che ti sei messo in gioco, cioè tu giochi anche un po' con i social, con i diversi piani, ti mescoli con questi linguaggi e entri in un, cerchi di entrare in un rapporto dialettico con questa realtà qua. Forse ti scordi anche un pochino e forse anche in certi momenti come dire, sei meno, meno denso. Ma questo va bene, nel senso che altrimenti non avrebbe senso il fatto che comunque stiamo parlando di linguaggio e il linguaggio presuppone qualcuno con cui ci si interagisce. Perché se tu continuassi a calare lo stesso discorso che calavi, cioè basta. No, ma infatti non è così, cioè nessuno cala niente. Poi magari i prodotti non sono tutti dello stesso livello. Ma assolutamente no, ma ragazzi, ma qua nessuno sta dicendo che cioè, siamo tutti. Cioè, intendiamoci, non esiste alcuna verità. Io comunque non la possiedo, no? Cioè, non, perché se la possedessi sarei molto contento. Da lei, l'ultima domanda, sì. Poi visto che sono le 8:30 bisognerà che stacchiamo tutto. Sì. Era una considerazione. Il fatto che non si riesca a uscire da questa gabbia non è comune solo alla fotografia, è comune anche altre forme d'arte, ad esempio alla musica, anche lì per un tale eccesso di tecnologie anche a basso costo, che non mi precludono anche di fare veramente opere d'arte, che tu puoi fare delle cose senza possedere quello che lei dice, tu dici in un linguaggio. No? E questo qui, questa cosa qui, questa cosa di manierismo assoluto per la musica e per l'arte è inevitabile, soprattutto perché viviamo in una civiltà che è solo visiva, l'ascolto è quasi del tutto morto. Sia l'ascolto che la lettura. È la lettura, esatto, no? La lettura poi implica il linguaggio. Poi riferendomi al problema, ci manca un linguaggio, però riusciamo a fare comunque qualcosa con questi mezzi tecnologici pazzeschi per cui io con il telefonino faccio chissà che cosa, no? Però non ho un linguaggio fotografico dietro. Secondo me a livello di musica ogni tanto si parla, non c'è un linguaggio ma c'è un'architettura che utilizza un linguaggio. Per me la fotografia è quasi la stessa cosa, magari dico un'eresia, ma no, siamo di fronte a una struttura, a un'immagine organizzata, come si diceva, un suono organizzato, che utilizza un linguaggio, che però come dire, per me c'è la fotografia è anche composizione, no? Assolutamente. Quello, poi bisogna vedere cosa stai componendo. No, ma scusa, una cosa, sì. Questo linguaggio non intendo il percorso concettuale dove cioè il concetto determina l'immagine, no? Non intendo dire questo, intendo dire una capacità di esprimersi, no? Poi ci sono, come Sbandassi che sostiene che in realtà la fotografia non è un linguaggio, ma semmai può essere un codice. Cioè, e secondo me lui dice in realtà una vera forzatura, perché non è esattamente così. Nel senso che poi se uno vuole entrare nel pelo va bene tutto, però la realtà vera è che uno riduce poi a un autore, il linguaggio inteso anche come la capacità, quello che diceva anche la signora, di riconoscere, come dire, un percorso, no? Piuttosto che no. Cioè, cerchiamo di essere anche un pochino più elastici sulle cose, non essere sempre lì con gli altri, ed essere elastici con se stessi, perché in realtà anche questo accade. Ma quello che dici è verissimo, non è, lo dicevamo prima, no? Cioè non abbiamo, fortunatamente o sfortunatamente, non siamo i depositari unici di questa enorme sfiga, cioè è distribuita ovunque. Come, cioè mi viene in mente una battuta di Altan, no? Dice, dopo il grande freddo degli anni di piombo, godiamoci il calduccio di questi anni di merda.